Intre ai quattro profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, nel canone delle antiche scritture c'è un libro chiamato dei dodici profeti. Non si tratta propriamente di dodici libri, ma di un unico libro che raccoglie 12 voci profetiche. Spesso sono stati anche definiti minori, ma solo perché hanno composto dei libri più brevi. Non sono minori per l'importanza e il valore del loro insegnamento. Se teniamo conto inoltre che il libro di Daniele non è propriamente un profeta e nella tradizione ebraica si trova collocato anche in un altro contesto, possiamo dire che i grandi libri di profeti sono quattro. Isaia, Geremia, Ezechiele e i dodici. Vogliamo prendere in considerazione questo libro dei dodici profeti, che contiene l'intervento di dodici personaggi. Alcuni sono uomini storici che hanno operato in un contesto ben preciso, altri sono nomi letterari di studiosi che hanno ripreso alcune tematiche. C'è stato poi un redattore, intorno al III secolo a.C., che ha messo insieme tutte queste voci e ha dato origine ad un unico grande libro. Nell'ordine dunque del canone, i dodici profeti sono Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria e and Malachia. Andiamo dal più antico al più recente: il profeta Osea. È un predicatore dell'8 secolo, contemporaneo, anzi un po' precedente, di Isaia. Mentre Malachia è l'ultimo testo prodotto nella fase finale del III secolo. Fra Osea e Malachia ci sono cinque secoli. Questi dodici profeti in qualche modo riassumono la storia profetica del popolo di Israele. Per non fare una carrellata di nomi mi soffermo solo su alcuni, mettendone in evidenza gli elementi più importanti. Osea, il più antico, il primo della lista. Appartiene ad un gruppo levitico di profeti, sapienti, predicatori popolari che abbiamo già incontrato in altre occasioni e abbiamo definito deuteronomisti. La storia di Osea è stata caratterizzata da un matrimonio fallimentare. Visse sulla propria pelle una esperienza dolorosa. Del tradimento coniugale. La moglie lo abbandonò non solo, ma cambiò religione. Abbandonò lui, che era impegnato nella religione javista, per passare alla religione cananea e divenne una prostituta nei templi cananei dove veniva praticata questa strana realtà detta prostituzione sacra. Osea visse questo trauma, il dolore di questo tradimento familiare e interpretò la sua vicenda come se fosse una rappresentazione di Dio. In qualche modo l'ispirazione di Osea è proprio questa. Egli si sente un marito tradito, ma sente che Dio è nella sua stessa condizione. Anche il Signore Dio è stato tradito dalla sua sposa, che è il popolo, perché il popolo è diventato una prostituta. E il linguaggio potente dell'amore segna le pagine di Osea. È il profeta geniale che ha creato questa immagine di Dio sposo del popolo. Di un Dio tradito dal popolo che si è prostituito ad altri dei. Ma nello stesso tempo Osea dà voce ad un Dio appassionato che non accetta questo abbandono e fa di tutto per recuperare la sposa. Un altro aspetto interessante di Osea è un'altra sfumatura dei dolori familiari le delusioni dei figli. Non si capisce se anche questo sia parte della esperienza stessa del profeta o sia una rielaborazione poetica. Di fatto Osea presenta Dio come un padre deluso che ricorda al suo figlio Israele tutto quello che ha fatto per lui, gli ha insegnato a camminare, lo ha tirato su alla sua guancia, gli ha dato da mangiare, lo ha attirato con legami di bontà. E tuttavia Israele lo ha abbandonato, lo ha tradito. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno alza lo sguardo. E allora che cosa devo fare? Castigarlo. Eppure il mio cuore freme dentro di me e allora non verrò nella mia ira perché sono Dio e non uomo. Osea parla del cuore di Dio appassionato, che interviene per il castigo, ma non per distruggere. La prima parola dei dodici profeti è una parola di amore che purifica. Osea comincia ad annunciare una possibile distruzione, difatti. Pochi anni dopo gli Assiri distruggeranno Samaria perché Osea predicava al nord nel regno di Samaria, dove contemporaneamente operava anche Amos, un uomo del sud che si è spostato al nord per rimproverare il popolo di questo tradimento nel santuario di Betel centro nazionale del culto di Yahweh nel regno di Israele, Amos contesta un altro aspetto. Amos è il profeta della giustizia. È colui che rimprovera il popolo per le gravi violazioni della giustizia. Hanno venduto il povero per un paio di sandali. Era un'epoca di benessere sociale, l'ottavo secolo a Samaria. E tuttavia, questo benessere nascondeva lo sfruttamento di tanti poveri. Noi diremmo c'era stata inflazione. E i debiti erano cresciuti in modo spropositato. E i poveri non avevano più la possibilità di pagarli. E diventavano schiavi. Diventavano servi della gleba di pochi signorotti che si trasformavano in latifondisti. E un contadino valeva come un paio di sandali. Amos alza la voce per difendere la giustizia, per rimproverare quella società opulenta che si ritiene religiosa, che fa il culto a Betel nella casa di Dio, ma di fatto poi sfrutta i poveri, li riduce in schiavitù, li valuta come un paio di sandali. Anche Amos ha parole dure contro il popolo, profetizza contro le donne, le mogli di questi signorotti, le chiama in modo duro vacche di Basan, vacche grasse dell'altipiano di Basan, pronte per fare il bollito e vi tireranno su coi forchettoni. Prende in giro questi signorotti che canterellano sdraiati sui loro divani, mangiando le loro grasse vivande e non si curano della rovina del loro fratello. Andranno in esilio. Come Osea, anche Amos annuncia l'imminente disastro. Parlano a nome di Dio, hanno ragione, non tanto perché predicono quello che capiterà, ma soprattutto perché dicono quello che pensa il Signore di fronte alle situazioni concrete della loro storia. Osea e Amos. Sono gli unici due profeti che hanno lavorato al nord, autori di testi che siano stati conservati in questa raccolta. Tutti gli altri provengono dal sud, dal regno di Giuda, intorno a Gerusalemme. Il terzo contemporaneo è Michea. Insieme a Isaia. Anche questo profeta opera in Giudea verso la fine dell'VIII secolo. Michea è la voce dei poveri, dei contadini, di quelli che avevano subito soprattutto l'invasione degli assiri, la devastazione delle campagne, gli abusi commessi dai soldati. Michea è il profeta che annuncia Nuovo capo che sorgerà da Betlemme, un piccolo borgo di campagna, ma da quel villaggio secoli prima era venuto Davide, un giovane pastorello che era assurto alla grande carica di re. Ormai la monarchia è degenere. Ma ci sarà un nuovo re, un nuovo capo. E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei l'ultimo dei villaggi. Da te mi uscirà un capo che guiderà il popolo di Israele. E il Signore metterà i suoi fratelli in mano ad altrui finché colei che deve partorire partorirà. È un'autentica profezia messianica e non dice niente di preciso. La madre del Messia è colei che deve partorire. Il progetto di Dio c'è, si realizzerà a suo tempo, Osea, Amos, Michea sono contemporanei di Isaia, VIII secolo epoca degli Assiri. Cent'anni dopo, contemporanei di Geremia, quando il nemico invece è costituito dai Babilonesi, operano a Gerusalemme altri fra questi dodici profeti. Abacuc, Sofonia, Naum sono autori meno caratterizzabili storicamente. Riprendono i discorsi classici dei profeti che rimproverano il popolo. Sofonia annuncia il diesire, il giorno dell'ira. Sta per arrivare il giorno in cui il Signore farà piazza pulita di Gerusalemme, ma nello stesso tempo annuncia che resterà un resto umile e povero. Cercherà il Signore, il resto di Israele. Abacuc chiede al Signore, ma com'è possibile? che non vedi l'ingiustizia che c'è. E il Signore gli dice che verranno i Babilonesi per punire questa ingiustizia. Ma come reagisce il profeta? Per punire un'ingiustizia chiami un popolo ancora più ingiusto, violenza che schiaccia violenza. Ma com'è possibile? Qual è la soluzione? È l'ultima parola. Di Abacuc è una promessa di Dio. C'è un termine. Stai tranquillo, a suo tempo si compirà. Non ritarda, se ti sembra che ritardi, aspettala. E la parola risolutrice nella prospettiva di Abacuc è: il giusto vivrà per la sua fede. Una parola molto importante che San Paolo riprenderà e adatterà come grande messaggio della salvezza per fede in forza di Gesù Cristo. In mezzo a questi testi di oracoli compare anche il libro di Giona, che è una cosa a sé, un testo strano. È un racconto, una novella sapienziale che parla di questo profeta che si chiama Colomba. Giona significa colomba. È l'animale che simboleggia Israele. È un profeta disobbediente. La storia di Giona è la storia di Israele. Il Signore disse a Giona: Vai a Ninive a predicare. E Giona andò esattamente dalla parte opposta. Si imbarcò. Il mare in tempesta rischiò di sommergere la nave e Giona fu buttato in mare. E il Signore comandò ad un grosso pesce di mangiare Giona. E Giona finì in fondo al mare e vi rimase per tre giorni. Il grande pesce è il simbolo caotico. È il mostro primordiale del caos. Israele, Giona, finisce in fondo al mare. È l'esilio, la distruzione. La disobbedienza porta al naufragio nella vita. In fondo al mare Giona capisce di aver sbagliato e supplica il Signore. Al terzo giorno il Signore comandò al pesce che sputò Giona sulla spiaggia. E la storia ricomincia. È il post-esilio, è il resto di Israele, è l'apertura alle genti, il Signore ridice la stessa cosa, va a Ninive, la grande città, annuncia fuori di Israele la salvezza di Dio. E Giona questa volta obbedisce, annuncia la penitenza a quei disgraziati di Niniviti, i quali, chi l'avrebbe mai detto, si convertono. I lontani accettano e Giona si arrabbia. È l'Israele peccatore che non accetta altri nella salvezza di Dio. È un testo sapienziale che serve per mostrare una nuova apertura universalista che Israele fatica ad accettare. E nel post-esilio, nel momento della ricostruzione del Tempio e della Nazione, è cooperare Ageo e Zaccaria. Sono due uomini storici che a Gerusalemme, intorno al 520, incoraggiano la ricostruzione del Tempio. Perché il piccolo resto dei rimpatriati curava di più la propria casa che non la casa comune, il tempio di Dio. Zaccaria ha molte più immagini rispetto al piccolo testo di Ageo. Zaccaria parla della purificazione del Sommo Sacerdote Giosuè in una visione. Lo vede prima vestito di stracci sporchi e poi, grazie all'intervento di Dio, rivestito degli abiti solenni pontificali per iniziare il nuovo ciclo. Probabilmente questo Sommo Sacerdote Giosuè è quello che chiamiamo il terzo Isaia quello che inaugura il nuovo tempio e dà speranza al piccolo resto. L'ultimo dei dodici profeti è Malachia. Non è un nome vero e proprio. Malach vuol dire messaggero. Yah è l'abbreviazione del nome proprio di Dio. È il messaggero di Dio. È l'ultimo che chiude la serie e annuncia l'intervento del Signore. Sta per arrivare un giorno rovente come un forno e il Signore entrerà nel suo tempio e purificherà. Il libro di Malachia e con esso il libro dei dodici profeti termina con l'annuncio del ritorno di Elia, del antico profeta che aprirà la strada alla nuova realtà. In fondo Malachia, ultimo dei profeti, confina con il Nuovo Testamento. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Questo Elia che prepara la strada al Signore è riconosciuto in Giovanni Battista, l'ultimo, il più grande di tutti i profeti. E il giorno grande del Signore si realizza con la presenza di Gesù Cristo, che rende attualmente vere le parole di tutti i profeti.